Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui insieme a Max che ci porta la sua deck profile. Siamo in quadra. Non possiamo inquadrarci, esatto. Perché sennò prendiamo un'inculata. Siamo qui al nazionale, al ICS di Bologna del 2023 e oggi ci porta la sua deck profile di Chaos Turbo. Allora, abbastanza max rarity. Sì, più o meno. Allora, sto giocando via l'aste, che è la figurina più forte nel formato, non puoi non giocarlo. Due sorci e questi sono i Chaos. Poi, carta per cui esiste il mazzo probabilmente, 3 Thunder Dragon. Non rompete le scatole che sono common, li giocavo tutti i foil, poi li pescavo a 2 e quindi questa mia vincinese non era al massimo. Poi, 3 trenini, 3 spie, poi del drip. Sì, non sono common ovviamente, sono super. Anche se sembrano common. 2 assalitori, 2 maghi. E questo è tutto il comparto per prendersi Nobile Uomo dello Scambio e passare. Che comunque siamo già almeno a 1500. No, vabbè, però non credo. Maghi della Fede qua l'ho visti a 4,50, penso siano meno, però. Boh, non ho idea, ho buttato i miei soldi. Vai. Cracker il guerriero magico, il Covid, Sukuyomi, la palla pelosa e Varisto il serpente sinistro. Questo purtroppo non è super in spagnolo, ma però questa è la max rarity, comunque non è la più costosa, ma è la max rarity. C'è crisi. Poi Lady Oscar, Book of Moon, Strappa Sasso, le figurine per le Backrow. Poi per le carte del pescamento sto giocando questa, ho visto che gente la toglie da turbo, hanno dei seri problemi, loro due. Poi Mulin Glacia 2005, 2 Regi Akibrak perché giocavo Burning Abyss e mi sembrava una figurina forte, la carta più forte del formato. A me non piace. No, non è la carta più forte del formato, c'è una storia dietro. Allora, in realtà prima giocavo così, ovvero 2 Solanni. Il fatto è che il formato è cambiato abbastanza e ci sono molti più Chaos Control e preferisco più trappole chainabili, dato che giocano di main decreto, almeno già Robert la puoi flippare, questa se la peschi e non, cioè, è un po' meno parla su decreto, almeno quella la usi come Blood. Quindi Mono Judgment e poi le 3 trappole staple del formato. Dashut? Dashut niente, perché secondo me è utile solo se vai primo, anche se è un formato lento, e poi contro mazzi come Turbo che pescano tanto è inutile, perché tanto ti pescano tutto il mazzo e dopo un po' perdi l'hand knowledge. E contro mazzi come magari Warrior, se la peschi a mid game, loro t'hanno già settato 4, non puoi mai risolverla. Però figurina forte, la giocano, ci toppano, a me non piace. Quindi questa era la mia profile di Chaos Turbo, vi ho fatto vedere un po' come buttare ingenti somme di denaro. Tu cosa ne pensi, Cappè? Beh, io non posso parlare perché ho speso, penso, dopo sui 5. Lo faremo vedere nel prossimo video, però. Ok. Detto questo, ragazzi, state benissimo, bella. Ringraziamo Max per il video e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Bella. Ciao a tutti. Bella.